Un piccolo consiglio che ovviamente devo seguire anch'io: non diamo mai retta alle voci di corridoio rilasciate dai leaker e dagli insider, perché specie a volte si rivelano delle vere e proprie buffonate. Insomma, lo fanno per accrescere la loro visibilità. Date sempre retta alle notizie ufficiali rilasciate dalle aziende e dai settori competenti. Noi della redazione portiamo sempre notizie ufficializzate. Allora, fortunatamente, questo che la redazione fa non dà mai retta agli insider e neanche ai leaker, va sempre a vedere le conferenze rilasciate appunto dalle aziende. C'è stata ovviamente la famosa voce di corridoio che vedeva Xbox abbandonare il mondo delle console, abbandonava praticamente il suo settore competitivo contro PlayStation e Nintendo Switch. E ovviamente c'è stata una conferenza dove P. Spencer ha chiarito tutto, anche perché c'era anche la famosa voce dove le esclusive Xbox, tutte esclusive, sarebbero uscite su PlayStation e Nintendo Switch, cosa smentita dallo stesso P. Spencer. Durante la sua conferenza P. Spencer ha chiarito e ha dichiarato che nel 2024 sarà presentata una nuova console Xbox, una nuova console che sarebbe la futura generazione di console Microsoft in uscita nel 2025, dove sarà con un impianto hardware molto potente, detta da P. Spencer. Più stanno lavorando altre periferiche non ancora specificate, ma noi ovviamente staremo in allerta per eventuali annunci e eventuale ovviamente annuncio della nuova console Microsoft. Stessa cosa che Sony hanno annunciato che stanno lavorando alla nuova PlayStation. Ovviamente, giustamente come Nintendo Switch, che Nintendo sta facendo la versione numero 2. Ovviamente queste qua saranno presentate verso giugno o durante il Tokyo Game Show. Vedremo un po', tanta bella ciccia, insomma. Poi, per quanto riguarda, sì, ci saranno dei giochi che usciranno per PlayStation e Nintendo Switch, ma giochi come Starfield, Indiana Jones e più Avowed saranno esclusivamente per Xbox e PC. È vero che qualcuno mi dirà, vabbè, ma allora il multipiattaforma è stata una falsa? No, Sony ha annunciato che ci saranno giochi esclusivi PlayStation multipiattaforma che usciranno su PC, così come i giochi per Xbox arriveranno alla stessa edizione tramite Game Pass su PC. Questa è la multipiattaforma. Certo, PSP ovviamente è propenso in un futuro dove ci sarà solo un'unica console prodotta da entrambe le aziende, ma questo è un futuro possibile se le due aziende vorranno unirsi, cosa che io ovviamente sono un sogno erotico, magari si avverrà, non si sa. Per il momento sia Sony, Microsoft e Nintendo sono per il momento ancora a sé. Insomma, un po' di competizione va bene, ma ovviamente chissà in futuro bisogna vedere un po' se questi piani, come è già successo, magari cambieranno. Però per il momento il multipiattaforma è ancorato praticamente in mezzo, ovvero con la versione personal computer. Quindi i giocatori che giocano su PC giocheranno i titoli Xbox e i titoli PlayStation. Ecco il termine multipiattaforma, non come dicevano i giochi della PlayStation andranno su Xbox o i giochi Xbox andranno su PlayStation. No, in mezzo ci sarà solo PC, che i giocatori PC giocheranno sia uno che dall'altra parte, tramite ovviamente abbonamenti o giochi in uscita. Poi, per quanto riguarda sempre notizie rilasciate da P. Spencer, stanno ovviamente lavorando su nuovi giochi in fase di sviluppo, per il momento non ancora annunciati, oltre a Indiana Jones, che manca la data di uscita, e Avowed. Poi ci sono altri giochi in sviluppo che verranno annunciati verso giugno. Insomma, tanta carne a fuoco, tanta bella roba. Staremo un po' a vedere cosa combineranno. Sempre nel settore delle notizie, è arrivato anche Nintendo che ha annunciato un nuovo Direct, quindi manca solo una data di uscita di questo Direct definitiva. Xbox ha già annunciato il suo Direct verso in giugno, quindi probabilmente, come abbiamo detto prima, mostreranno la nuova Xbox. E poi il gioco che vogliamo portare, ma ci manca l'abbonamento, è Hill Divers 2, che vanta di 250.000 utenti contemporanei su Steam, e poi ovviamente c'è anche una forte crescita su console. Per chi non sa chi è il Divers 2, è il famoso live service esclusivo per PC e PlayStation che noi vorremmo portare qua sulla redazione. Bene, raga, questa è la fine della piccola news, spero che vi sia piaciuta.
lasciate un like, un commento per chi fa la solita domanda, ma Palworld uscirà anche per PlayStation? Dico di una cosa, Palworld non è sviluppato da un team Xbox Game Studio, ma da un team indipendente, quindi probabilmente la versione per PlayStation forse potrebbe uscire in versione completa molto più avanti. Per il momento è disponibile solo per PC e Xbox come videogioco in sviluppo, ovvero in accesso anticipato. Ciao a tutti da L'Uomo Misterioso, da Lady Blue e dal vostro amico Bomber, ovviamente dalla nostra mascotte Pablo. Link in descrizione, come sempre trovate tutte le info per quanto riguarda la redazione. Alla sorte!